ancora per aver partecipato, per aver accettato questo invito. Prima di iniziare la cena vi comunico che ci sarà la sfilata degli abiti da sposa, quindi adesso vi presento tutti i nostri partner, che sono tutte quelle persone che avete visto giù nella sala aperitivo, che possono darvi una mano per la realizzazione del vostro matrimonio. Quindi li presento ad uno e poi avrete la possibilità di nuovo di parlare con loro e di chiedere le informazioni quando scenderemo per il buffet di dolci e frutta. Quindi invito subito Stefi Spose, che sarà lei a presentare la sfilata di moda, e vi presenterà un attimino il suo atelier. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Sono Danilla di Stefi Spose, il nostro atelier e ospitaletto presso il centro commerciale Italmar, praticamente vicino al centro commerciale Italmar. Abbiamo abiti di tutti i generi, ok? Dai bianchi ai colorati, dagli stretti ai larghi e comunque con budget anche diversi. Vi aspettiamo numerose e in bocca al lupo per tutto. Grazie, un applauso Stefi. E adesso naturalmente la sposa deve essere accompagnata dallo sposo. Quindi presentiamo Franca, che presenta gli abiti di Loki Senso per i nostri uomini. Carissimi sposi del 2014, ma voi non sapete che quel giorno le vostre spose saranno stupende? E voi dovrete essere speciali. Nei punti vendita Loki Sensons al centro commerciale Europa di Palazzoli sull'Oglio e al centro commerciale Porte Franche di Arbusco si lavora per rendere speciale lo sposo. Qui potrete trovare non solo tutte le collezioni sposo per l'anno 2014, ma anche diverse aziende sartoriali con le quali potremo realizzare eventuali servizi a misura. Il look dello sposo si completa con intimo e calzature, queste ultime persino personalizzabili, perché create da aziende artigianali italiane in grado di realizzare la calzatura secondo i desideri dello sposo. Ma il vostro matrimonio ha forse già la ciliegina sulla torta? Avete già un bel cucciolotto da portare con voi? Loki Sensons ha la stoffa anche per lui, con la linea cerimonia junior dedicata al maschietto. Sapremo inoltre dare la giusta attenzione a tutte le figure che vi accompagneranno nel giorno del vostro straordinario evento: genitori, fratelli, sorelle, testimoni. A tutti gli sposi del 2014, buon futuro! E non dimenticate che da Loki Sensons per tutti voi è già stato riservato un trattamento speciale. Buon proseguimento di serata e buona visione a tutti. Grazie, brava! Bravissima, benissimo. Vi metterà sicuramente a vostro agio. Quindi passiamo al completiamo gli sposi e le spose. Cosa ci manca? Le fedi. Completiamo. Ci mancano le fedi, quindi presentiamo Lidia. Ciao ragazzi, io sono Lidia. Abbiamo un negozio dentro lo Chan di Concesio. Vi aspettiamo, facciamo un buono sconto, venite a trovarci che facciamo vedere tutte le fedi del mondo. Vi auguro tanti auguri. Grazie. La signora degli anelli. Stretta e concisa, così ci piace a noi. Ed ora passiamo invece a quello che dobbiamo fare per i nostri ospiti, quindi magari la bomboniera, quindi la bottega dei ricordi. Buonasera a tutti, io sono Alessandra, il mio negozio è la Bottega dei Ricordi, sono a Travagliato e mi occupo di partecipazioni, tableau de mariage e bomboniere. Poi di tutti i generi, che tra quelle plastiche, cristallo e argento, articoli utili che sono pericolosi, che vanno un po' per la maggiore, e anche bomboniere legate a un progetto di solidarietà, quindi acquistandole una parte viene devoluta in beneficenza. Vi aspetto senza impegno a trovarmi, perché potete trovare anche una vasta... tanti articoli da regalo per i vostri testimoni e per le persone a voi più care. Tanti auguri a tutti e grazie. La grapperia c'è, Ilaria? Ilaria non c'è, quindi facciamo parlare il suo papà. Facciamo parlare
anche suo papà, perché abbiamo la grapperia, quindi bomboniere alternative, personalizzate, utili per ubriaconi. Per ubriaconi. Non c'è Ilaria, quindi non può presentare, ve l'ho detto io, comunque giù da basso le avete viste. La grapperia bomboniere che si trova a Castegnato, in via vicino al semaforo. Vicino a Fotopier. Vicino a Fotopier, ok, perfetto. Passiamo a Giovanna, allora, quindi la nostra fiorista. Voi vedete su ogni tavolo c'è un centro tavola diverso, sono proprio tutti uno diverso dall'altro per poter accontentare un po' tutti i gusti. Vi passo Giovanna. Ma anche tutta in verde. E anche tutta in verde. Come quella che è il fiorista? Dice la notizia. Pino. Ah, non lo so come mai. Buonasera a tutti. Allora, sono Giovanna Zubini, mi occupo di allestimenti floreali per ogni tipo di cerimonia. Credo che i fiori non abbiano bisogno di tante spiegazioni, hanno già un linguaggio loro e parlano da sé. Perciò, se volete contattarmi, sono giù, vi aspetto anche in negozio per tante soluzioni. Buonasera, buona serata a tutti. Grazie, allora adesso passiamo anche all'autonoleggio, quindi al giardino dobbiamo arrivarci, ma come ci arriviamo ci pensa Claudio. Qualcosa avete già visto giù, per cui prego. Buonasera a tutti, sono Claudio, abbiamo un autonoleggio e ci occupiamo di autovetture d'epoca e non d'epoca. Non è un problema delle grosse distanze, visto che qualcuno già aveva fatto la domanda, sono di Milano. Non è un problema, con autovetture moderne si può raggiungere qualsiasi parte. Oltre alle autovetture forniamo dei minibus da 8 posti a 24 e anche bus da 50 posti. Buona serata a tutti. Grazie. Allora, vi presento anche Milly, che è la nostra ragazza, con il nostro Alex, che potranno aiutarvi con tutti i bimbi, con tutti i vostri bimbi che avrete al vostro matrimonio. Prego Milly. Noi tratteniamo i bambini per tutta la durata dell'evento, dal vostro arrivo fino al taglio della torta, li aiutiamo durante il pasto, quindi supportiamo anche i camerieri per il servizio per i bambini, così insomma sono un attimino più liberi. Se volete fare anche un tavolo a parte per solo i bambini, è una cosa che fa piacere anche ai genitori non averli da dover seguire durante il pasto. Stanno con noi, giocano con noi e fino al taglio della torta, perché è il momento in cui poi i bambini tornano con i genitori a divertirsi, a ballare, a stare insieme a loro. Grazie. Allora poi quando riscenderemo nella sala giù per il buffet di dolce e frutta, ricordatevi di ritirare una borsina, vi abbiamo preparato le borsine del giardino con dentro i biglietti da visita di tutti, quindi voi stasera date un'occhiata tranquillamente a tutti, poi se vi viene in mente di voler contattare per qualcosa di più specifico avrete tutti i contatti. Ci manca Diego per la musica. Prego. Canta! Allora, buonasera a tutti, io sono Diego Cavaletti e seguo il servizio musicale per il vostro matrimonio, dal rito civile o religioso fino al ristorante, in questo caso dall'aperitivo fino alla fine, quindi tutta la giornata, se avete bisogno ovviamente, se no, io penso sempre una cosa, i protagonisti, tante parole, possiamo presentare tante cose, ma i protagonisti siete voi, cioè voi che vi sposate, e noi che veniamo a fare un servizio per il vostro giorno. Quindi quello che ci tengo a dire è la personalizzazione del servizio, che quest'anno sarà curata in una maniera esemplare. Quindi un applauso a tutti voi che scegliete di sposarvi e che fate qualcosa di bello. Grazie e buona festa a tutti voi. Buona serata. Perché ce l'hanno già, per cui si presenta l'altro gruppo, Andrea e Rosa. Ciao a tutti, qualcuno già conosciuto prima, ciao. Allora, anche noi, sì, lui è Andrea, io sono Rosa. Va. Allora, anche noi appunto facciamo l'accompagnamento musicale, può essere o dall'inizio oppure dalla pausa assorbente o dal taglio della torta, questo ovviamente la scelta la lasciamo fare gli sposi.
La musica è a 360 gradi, quindi qualsiasi tipo di richiesta, soprattutto se è particolare, magari la concordiamo prima con gli sposi, di solito preferiamo incontrarci prima per definire qualcosa e poi si va a ruota libera, quindi anni 60, 70, 80, balli di gruppo, moderno, liscio, karaoke per chi volesse cimentarsi, di solito qualcuno c'è sempre. E, ecco, cerchiamo comunque di, non abbiamo una scaletta, quindi noi andiamo incontro a quello che ci viene richiesto. Grazie a tutti. Brava! C'è un trattamento speciale. Ok, ed ora, finito il giorno del matrimonio, partiamo e andiamo in viaggio di nozze. Laura. Grazie, buonasera a tutti, io sono Laura Scotti e sono una consulente viaggi da oltre 24 anni e per fare un servizio più particolare, venire incontro agli sposi, da 7 anni a questa parte non lavoro fissa in agenzia di viaggio ma ho un ufficio a Monticelli Brusati dove prendo degli appuntamenti personalizzati. Per personalizzati intendo che faccio un appuntamento magari alle 3 e l'altro alle 6 del pomeriggio per dare una consulenza più approfondita, perché credo che nel nostro settore la cosa più importante sia puntare sulle fare le aspettative, insomma, scusatemi, sono un po' emozionata stasera, creare le vostre aspettative e quindi fare un viaggio che sia alla vostra altezza. Mi appoggio poi, come per finalizzare le prenotazioni, alla Paltours di Palazzolo, che è un'agenzia anche quella storica, quindi con una grande affidabilità e un potere commerciale alto, che è un'agenzia che c'è da 35 anni. E per il Gala degli Sposi abbiamo insieme ad alcuni tour operator tipo Albitura, Costa Crociere, Via Gidea, creato delle apposite scontistiche per voi, quindi avremo bisogno dei vostri nominativi perché saranno apposta solo per le coppie presenti questa sera. E poi insieme a tutti gli espositori questa sera verrà estratta una crociera per una coppia tra di voi, quindi passeremo a consegnare un tagliandino che dovete combinare con i vostri nominativi e la data del matrimonio. Invito tutti a venire a prendere un appuntamento senza impegno e vi auguro una buona serata, grazie. Quindi adesso passerà Laura Scotti con i suoi collaboratori a consegnarvi questo tagliandino. Il tagliandino che voi compilate verrà messo in una bacheca e poi faremo l'estrazione. Quindi ci sarà una coppia che vince il viaggio di nozze. Con la Costa. E adesso con la Costa, Concordia. No, no. Con la? No, no, no. No, tranquilli, no, no. No, no, non c'è. È la Costa Vittoria con Schettino però. C'è ancora. Gira, si aggira ancora. Costava la metà. Abbiamo preso quella. Fatto bene. E adesso vi presento il nostro fotografo, Pier. Prego. Ok. Ah, ok. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma come l'office non c'è. Prima però voglio ringraziare la Antonella e la Iva che ci danno la possibilità di fare questo galà anche a nome di tutti gli sponsor e tutti i ragazzi che sono qui. Loro sono sempre molto disponibili e quindi grazie. Prego. Spero comunque che sia una bella serata. Io faccio il fotografo, faccio un po' di tutto. C'è qualcuno che ha prenotato da me, si alza. Potete venire qui un secondo? Uno, me ne basta uno. Vieni. Visto che parlano tutti, allora io dico, perché Pier? Attenta, cosa dici? C'ho il mutuo. A me pubblicità ti faccio lo sconto. Perché ci sei piaciuto? Grazie. Beh, piaccio fisicamente, lo so, però è tutto fa schifo. No, allora, è inutile che sto qui a dilungarmi a spiegarvi cosa faccio e cosa non faccio. Assieme al coupon che vediamo per la situazione della crociera, c'è scritto, se avete bisogno del fotografo mettete una X qua, e c'è un bel quadrato. Io vi chiamo, vi invito a bere il caffè, se volete venire, venite, guardiamo, vi spiego senza impegno,
poi dopodiché va bene, ci siamo conosciuti uguali. Vado avanti. Poi, siccome quel giorno lì io sarò il fotografo, sono l'ultima parte che arriva, perché prima con la grappa vi ho già un po' messo così, un po' balenghevoli. Poi abbiamo studiato. Al matrimonio dobbiamo toccare tutti i sensi. Profumo, sì. Il profumo dei cibi. Il sapore dei cibi. Poi, un altro senso? La vista. Fotopie fa gli spettacoli con laser, quindi abbiamo anche la vista, l'udito, perché qui il laser c'è l'udito, c'è la musica. No, ma io non voglio sostituirmi ai musicisti, io faccio solo lo spettacolo e quindi è tutto con la musica. Ci rimane il tatto, abbiamo deciso toccatevi e basta. Ci dobbiamo divulgare perché siamo allungare, perché sta cominciando la sfilata, stanno arrivando le modelle e tutto. Quindi se avete bisogno del fotografo, volentieri, senza nessun impegno. Per lo spettacolo dei laser potete andare a vedere anche su qualsiasi sito. I prezzi che ci sono, noi costiamo molto meno e ancora molto meno. E alle nostre coppie che hanno deciso di utilizzare il nostro servizio fotografico costiamo la metà del meno. Quindi se va bene vi do qualcosa, mi fate fare lo spettacolo con laser. E che sarà una cosa così. Quindi, siamo andati a prendere la calcolatrice. Ringrazio la IVA. Che lei è sempre in disparte. L'Anto è un vulcano un po' attossato oggi con la bronchite, dica 33. Senti. La Iva invece lei è un po' più schiva, non riusciamo mai a. Però c'è anche lei. C'è. Sicuramente stasera c'è gente che si diverte, che lavora, ma quelli là sono quelli che poi sgoberanno. Quindi facciamo un ringraziamento anche al cuoco. Abbiamo il direttore, quello che hanno trovato sul mercato, perché più bello è che era meno, ma è grande! Scusate, ma Bulin guarda chi ha in parte, cioè, non è tanto bello Bulin, ma... E quello di destra, che io farei venire qui in mezzo un secondo, che so che non viene, è il bambino dell'Antonella. Piccolo. È il suo bambino. Che poi, vabbè, e che copia gli altri due attori. L'altro! E dall'altro marito, Facciamo gli auguri alla prima coppia che si sposa. Sì? Che si sposa il 18 di gennaio. Mm-hmm. Facciamoli alzare. Facciamo un applauso. Voi romperete il ghiaccio e noi andremo tutti a fondo. Poi ti faccio lo sconto. Ringrazio anche gli sponsor che, voglio dire che assieme al ristorante Villa Giardino e tutti gli sponsor hanno contribuito a far sì che voi stasera mangiate, vi divertite, andate in crociera, non tutti, uno, abbiamo fatto la metà perché con la crisi la crociera è per uno, o lui o lei, è come il viaggio di nozze, se volete spendere la metà andate in uno. Allora, adesso finiti così, vado a vedere per la sfilata che cominciamo. Buona serata, ci sentiamo dopo. Sarà così, aspetta, abbiamo finito. Adesso sfilata. Cena? Certo. Sfilata, tutto spento con la sfilata. Sfilata, cena, giù con il buffet, poi su e... Ah no, facciamo, dobbiamo fare la premiazione, che sono arrivati qui. Dov'è Stefano? Stefano, ecco, facciamoli alzare. Atmosfera, un applauso e inizia la sfilata. Thank you.
il papà della sposa. Io ho provato l'anno scorso il 25 aprile. Marcello. Occhi si sono per gli abiti da sposo e Stefi sposi sposa per gli abiti da sposo. I fiori sono curati da Gio Zubini in bouquet.
spose sono tutte sorridenti, gli sposi molto meglio. Thank you.
Zubini, lo vincerà la coppia più giovane. Quindi fate la somma, quanti anni ha compiuto lui, quanti anni ha compiuto lei, la coppia più giovane vincerà il bouquet. Dopodiché anche la coppia non più vecchia, meno giovane, anche la coppia meno giovane, quindi la più matura, vincerà l'altro bouquet. Fate un po' di somme che poi veniamo a vedere quali sono le coppie che vincono. E ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni di allegria, e pensavo che su questa veduta giù un passaggio da branca piano, ti ha posata su uno scoglio e lei basti davanti alla telecamera, sì,
Basta, avete già finito, già cambiate, già smontate, pronte via per andare a divertirsi. Mettete like, cioccolato. Dove vuoi andare, ti amo, e noi non bene parliamo, andando più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio... Sì, qua! Ecco! È arrivato il momento! Oh. Oh. A noi sembrano pochi, meglio, quelli che ci sono hanno più possibilità. Oh. Ha detto un attimo. Posso estrarre io? Una vergine. Vergine. Di solito una vergine, no? Oh! Andrea, vai. Estratto. Estratto. Olè. Firma perché non scrive bene. Non si capisce niente. Cambia, se non si capisce. Alzi la mano chi scrive bene. Non vedo la data del matrimonio. Ah, sopra in alto. Non vedevo la data del matrimonio. Un maschio e una femmina. Ok, qua ci siamo. Sono Joe. Ah no, non c'è la data di nascita, quindi non lo so. Inizia a fare. Allora, vi dico in che mese si sposa? Vai. Nel mese di maggio. Maggio. Come va a cagare? Come? Ma va? Vai con cera, va, va. Ma con scherzino? Qua gli sposi di maggio, qua gli sposi di maggio. Qua. Chi si sposa a maggio e vuole andare con Schettino, qua. No, mi sa che... E quanti? Ma quanti a maggio? Col qua, sì. Bene, questa
Allora, restringiamo un attimino perché passiamo in troppi, per cui andiamo a casa qualcuno. Facciamo se è un giorno dispari o pari, giusto? O la prima metà o la seconda metà. Come vuoi. Come vuoi. Facciamo la prima metà e la seconda metà. Grande, la metà scade il 15. Vedevo gente un po' perplessa che non riusciva a fare il voto. Si trova che allora, non è il proprio. Se il 15 c'è qualcuno, resta. Allora, quelli che si sposano la prima metà vanno a sedersi. Ciao, sì, grazie. Quelli che... Che coraggio, che data è la tua? Appena appena. Quelli che si sposano la seconda metà rimangono qua. Quelli che soffrono il mal di mare possono andare a sedersi. E adesso possiamo fare che è un giorno... Pari o dispari? Pari o dispari? Tu? Il? Teniamo i dispari. Teniamo i dispari. Oh. Allora. Io. Allora. Io ho una dote anche oltre del fotografo così. Di vedere nel futuro. Sono sicuro che... E oltre alla dote di Rocco. Beh, oltre a quello del Rocco che non l'ho e tengo, non ho, io non ho detto niente. Che uno mi dice che uno di voi vince la crociera. Bravo! La vince la crociera. Grazie a chi? Grazie al ristorante a Villa Giardino, a Barucco Mobili, a Loki Sessions, alla Stefi Abiti da Sposa, la Laura Viaggi, Lidia Gioielli, la Grapperia, la Bottega dei Ricordi, la fiorista Gio, il sottoscritto Pierre, by F Auto Noleggio, Diego Cavaletti, Andrea Rosa, la Antonella del Giardino, la Ivana, ti chiami? Francesco, Antonella, e il mitico... Te sei grande, ma che delle umbighere a Morgan. Ti ha battuto! Ti ha battuto! Abbiamo in sala, nella sfilata c'era la campionessa italiana di pattinaggio, ma in sala abbiamo il campione mondiale di scusate il termine, trombata su ortiche! Siamo un applauso! Vai anche! E anche il barman, che quasi mi dimentico, penso di spero di avere Daniele, che poi finita l'estrazione funziona così, potete andare a bere, potete scendere e chiedere altre informazioni, ballare. In crociera va il nostro carissimo Pino. Come vi chiamate voi di nome? Aspetta dai, tiriamogliela un po' così. In un momento. E voi? Andressa. L'ultima domanda, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. Nell'intimità come ti chiama? Io lo sapete come mi chiama la mia, quindi. Rocco! So che non mi batterai mai. Cioè, nell'intimità cicciolino, brisciolino, no dai dillo cicciobello BG cicciobello BG. Io lo chiamo patato. Patato ortica e patato quasi che sono. E te? Occhio, che sto vedendo una roba strana. Cucciolo pedofila, ok. Vai Anto! Vado!
Vai! Vince la crociera la coppia Andrea e Sharon! Che si sposa il 17 maggio! Consegniamo il biglietto! Laura Scotti, consulente viaggi, consegna! Allora, non ci credo, la data che noi abbiamo scelto, che potevano variare, è il 18 maggio. Vai! Quindi partite il giorno dopo, anzi voi fate l'aperitivo. Allora niente, e poi a casa preparate. Voi dovevate venire a pagare il giorno dopo, invece no, pagate il giorno prima e poi partite. Gommoni che abbiamo rubato agli albanesi, due scialuppe. Scialuppe, c'è rimasto su qualche ma voi fatelo fuori. Che però sarà lo stesso un bel matrimonio il vostro, sono sicuro. Sicurissimo. Musica, maestro. Grazie agli sponsor, vi aspettano ancora giù per chi volesse comunque fermarsi e andare a chiedere qualcosa giù. Loro sono giù.